nel frattempo appunto facevo la mia prima opera di Verdi, mettevo in scena la mia prima opera di Verdi, che era Ballo in maschera a Londra, Covent Garden, e poiché ero a Londra, finivo le prove, andavo a fotografare la Londra, che era stata la Londra che, diciamo, degli esuli italiani, no? Che vivevano a Londra, Mazzini, anche Garibaldi era stato a Londra, era la città che accoglieva, diciamo, questi esuli, insomma, che li proteggeva per certi versi. Così, quindi, il viaggio è stato lunghissimo, era un film in cui non credeva nessuno. Nonostante il titolo, Sì, no, il titolo, certo, noi credevamo, appunto, non ci credeva nessuno, ma era un film chiaramente molto lungo. Totalmente in contropelo rispetto a, e in più io avevo delle mie ostinazioni che sono le mie, ma insomma, cioè io ero convinto, perché appunto attingevo ai documenti originali, volevo assolutamente che la lingua usata fosse la lingua che veniva dalle lettere, cioè la lingua dell'Ottocento, cioè non volevo attualizzarla. Questo mi veniva rimproverato dai finanziatori, dice, ma questo film non sarà mai. Avevo degli alleati importanti, erano gli attori. Gli attori sentivano invece la forza. Il punto non è attualizzare, è rendere vivo il passato perché ti parli al presente. Cioè attualizzare una formula, diciamo. E così, questo, diciamo, film poi alla fine ha visto la luce, grazie a Carlo degli Esposti, che a un certo punto l'ha preso, che ha avuto vicende produttive molto complesse, dopo 6 anni, diciamo, è apparso nelle sale, distribuito in pochissime copie, quindi sembrava proprio un film destinato. E proprio qui, Bari fu forse la prima città in cui venne, perché mi dissero: no, ma non andare in giro a presentare il film, tanto. Io dissi, no, io vado proprio in città, così. E c'era un cinema qui, che è un cinema un po' fuori Bari, molto bello, che lo proiettava. Arrivai e già aveva il martedì un altro film in programmazione, quindi era proprio destinato a fare quel fine settimana e basta. E invece già c'era una fila pazzesca, insomma, il film è poi un enorme riscossa, diciamo, tantissime copie, così via su. Nella lavorazione, arrivo al giorno famoso, nella lavorazione di quel film, chiaramente c'era una voce che mi guidava, anche se non era direttamente, non appariva in nessun modo in quel programma, che era la voce di Leopardi. Chiaramente noi credevamo, il titolo stesso, che è il titolo di un romanzo di Anna Banti, bellissimo, dal quale abbiamo preso diverse parti del film, oltre che il titolo, già dice naturalmente di un senso di disillusione, che è il senso che Leopardi, diciamo, conosce molto bene. Appunto, le magnifiche sorti e progressive, no? Si vede nella Ginestra come appunto le immagina Leopardi. E quindi è chiaro che questo fondo, diciamo, di dolore, no, e di disincanto, che non è lontano né dagli scritti di Mazzini, pure quando era giovanissimo, Mazzini scriveva con un dolore sia nella musica di Verdi e anche del Verdi giovanissimo, quindi come dire, come se qualche cosa dentro, diciamo, appunto una contraddizione fortissima, dal lato uno slancio, un credere, un voler lottare, un voler progredire, un voler amare, no, il paese così, e però dall'altro lato sentire profondamente questo paese e avere questo senso di ineluttabilità, no?